Come funzionerà adesso? Vorrei vedere un attimo le mani alzate per capire quante presentazioni ci sono in aula. Una, due, Valentina, tre, quattro, Maria Pia, cinque, Ivan, sei. Ragazzi, di qua c'è qualcuno che vuole far vedere qualche... La prossima volta sì, la prossima volta non ci sarà. La prossima volta sì, sette. Ti sto considerando. Allora, il meccanismo è questo: Augusto ed io gireremo un po' per i tavoli per vedere le vostre presentazioni. Ci diamo tempo mezz'ora. Dopodiché voi verrete qua, metteremo la vostra presentazione al videoproiettore e ci raccontate cosa fate in 5 minuti. Poi ci sarà un 10 minuti di feedback e di domande e risposte dalla sala. Va bene? Chiaro? Ok, possiamo iniziare. Mezz'ora. Augusto, sei microfonato, però se vuoi possiamo staccare, basta. Come preferiscono loro, come preferisce la... Per me è uguale, Ok, perfetto. Sappiate che quando parlate con me sono microfonato, vi sentono in tutta Italia, quindi... In tutto il mondo, esatto. Di qua? Ok, prego. Ciao. Ciao, Augusto. Scusa, la mano destra è rotta, quindi... Io ho cominciato, diciamo, da qualche giorno a farlo, a impostare il mio primo pitch, in realtà. Noi abbiamo creato una piattaforma web dedicata alle società sportive e soprattutto ai loro tifosi. La piattaforma consente alle società di creare e gestire autonomamente il sito web ufficiale della squadra, della società, e ai tifosi di connettersi alle società di cui sono tifosi in maniera facile e veloce. Se vuoi ti posso fare vedere direttamente un video, giusto per... La storia è migliorare, ci mancherebbe. Vabbè, Però il invece. tuo feedback è importante per me e per loro. Questo vabbè, il sito delle Secce, che sta guardando. Diciamo normale, dominio personalizzato, grafica personalizzata che abbiamo sviluppato. Altre squadre. Quindi è come se fosse una sorta di gazzetta dello sport personalizzata. Questa come si è creata, scusa? Com'è? Questa pagina curata come viene creata? Questa? Automaticamente vuoi prendere i feed delle società che io seguo. Quindi Io basta che faccio semplicemente prende segui. tutto, quindi prende tutto, tutti i feed? Sì, filtrati per news, foto, video e Vabbè, risultati. insomma, da questo punto di vista questo è un feed reader quello che mi stai facendo vedere No, adesso. non è un feed reader, non prende i feed RSS. Ah. Cioè noi, siccome stanno tutti sulla stessa piattaforma, noi prendiamo i dati delle società che tu segui e te la proponiamo così come newsfeed, diciamo. Su Facebook, se io faccio mi piace su più pagine, mi arrivano
Sì, però non c'è un'operazione di filtraggio. Tu prendi tutto quello che c'è sul sito dell'USS, dell'US Lecce, sì, e lo spari lì sopra con un formato che tu hai definito. Sì, filtrato, okay, però per news, foto, video, risultati. Ok, che va sono benissimo. Quelli. È chiaro. Ok. Ok, quindi questa è l'idea. Allora, perché nasce tutto questo? Nasce perché, vabbè, il mercato sportivo, nella stragrande maggioranza delle società, non pagano per avere un sito web. Sono nella maggior parte dei casi forniti da società con in qualche modo collegabili alla società sportiva. Di che società sportiva stai parlando? Ad altri livelli anche. Sto parlando anche di Serie A, stiamo studiando Milan, Inter, forse Napoli, Fiorentina e ora Parma. Tutto il resto stiamo parlando anche di Serie A di pallacanestro, Serie A di volley, Serie A di rugby. No. Sì, diciamo, io conosco Serie A di calcio, quindi ok. Sì, però il calcio è già un altro livello, anche perché al di fuori dell'Italia si strutturano anche in leghe, dove tutto è fornito dalla Lega. Uh-huh. Però siccome noi non ci rivolgiamo solo al... Noi abbiamo anche società di Serie D, di promozione, che comunque usano il software. Quindi per una società, la situazione di Liga sarebbe questa. Però molte volte si traduce in questo perché i siti sono non aggiornati, sono brutti da vedere, perché c'è addirittura società di Serie A che devono aspettare il webmaster per poter pubblicare alcune modifiche, quando magari si vanno a fare una partita di Coppa e alle 2 di notte magari c'è esigenza di farlo, non lo possono fare. Noi questo abbiamo, diciamo, la soluzione a questo problema l'abbiamo superato proprio costruendo la piattaforma, che non è intanto che un CMS con funzionalità dedicate ad una società sportiva, dove ha la possibilità di avere un sito bello da vedere, funzionale, che si concentra sui contenuti più spesso fruiti dell'utente, quindi sempre news, foto, video, risultati, e poi multipiattaforma. Ogni sito che facciamo è responsive, quindi si adatta a qualunque dispositivo, che sia desktop, tablet o smartphone, e c'è l'applicazione, che ha lo stesso, se voi vi posso pure far vedere, che ha lo stesso funzionamento analogo del magazine che hai visto prima, solo su mobile, con più interazione, perché se io decido di seguire l'USL, cioè voglio ricevere una notifica per le sue attività, appena l'USL pubblica un risultato, una news, una foto, quant'altro, mi suona il telefono, mi arriva una notifica e io posso Arriviamo al discorso dei competitor, a te tanto caro, che prima ho visto che ti sono fermato molto. Allora, in Italia diciamo abbiamo identificato il sito PR, però prende la parte anche di altre società tipo Power Volley, Power Basket, comunque forniscono le stesse caratteristiche. Sono portatori, hanno le auto personalizzabili, quindi qua dovrebbe essere non sbagliato. Non sono multilingua, quindi si rivolgono solo al mercato italiano. Sviluppo di API, mentre non ce l'abbiamo, quindi qualunque sviluppatore potrebbe interfacciarsi ai dati dell'USL per sviluppare un qualche cosa anche commerciale. Non sono social e non hanno un'applicazione. Poi c'è One on One, che è più commerciale, però non è dedicato allo sport, quindi questa è la principale differenza. Picero è il più grande, Picero copre l'intero mercato UK, diciamo il mercato anglofono, perché vende anche, va anche oltre l'UK, però non ha le auto personalizzate, i siti sono tutti uguali, quello che cambia sono i loghi, i colori e quant'altro. Non è multilingua, quindi comunque si vuole solo a chi è inglese, non ha API, e la differenza rispetto agli altri è che è social, c'è anche l'istituto di discorsi di utenti e c'è l'applicazione, solo iPhone però. Non è chiaro il coso. Poi per il resto, però, il competitor potrebbe essere visto anche la web agency, solo che la web agency ha un costo costante e crescente. Se io ti commissiono un lavoro, mi è chiaro, devo dare soldi. Questo è il business model. Allora, il servizio ha un costo annuale. Di quanto? Va da 59,99 a 199€ all'anno. Diciamo, il piano più scelto è quello da 99. O 59 in realtà non lo sceglie nessuno, chi l'ha scelto è spassato su. Il nuovo sito è premium design, ha un costo, per esempio questo c'è,
mi è più chiaro, più caro. Perché? Perché adesso le società non monetizzano dei siti web, lo usano solamente come vetrina, mentre non so perché potrebbe creare una sorta di magia tipo AdSense in cui la società ha la libertà di poter monetizzare. Se io voglio essere sponsor di una società adesso, di Serie A anche, di Serie B, devo per forza essere o main sponsor, con lo sponsor, comunque devo cacciare almeno, diciamo, nell'ordine di centinaia di migliaia di euro. Ma se io sono un ristorante che per una domenica voglio fare una pubblicità sul sito dell'USRC, perché non posso farlo? Magari ho un budget di 5.000 euro da investire. Sommando tutti questi piccoli budget, la società arriva al grande sponsor. Cosa che le società non sono strutturate per fare, comunque avrebbe un costo per fare. E poi Facebook sarebbe integrare un merchandising nella piattaforma, quindi la società avrebbe la possibilità di avere un e-commerce integrato, su ogni transazione avere una fee. Questo, diciamo, è il nostro stato adesso. Noi abbiamo cominciato con delle piccole società intorno alla decina, le abbiamo fatte usare. Le ha risposto bene, perché loro l'avevano usavano in maniera completamente autonoma, senza dirci ah, c'è questo che non va. Certo, piccoli miglioramenti, quello è normale, facciamo anche. Poi siamo passati alla grande società, quindi usata da addetto stampa, fotografo, addetto alla biglietteria, quindi più persone che usano lo stesso sito, tutto bene. Abbiamo sempre qui, ho portato migliorie, ma niente che diciamo non potessimo ricoprire. Poi da qui siamo passati a raccogliere cose migliori. Abbiamo la Sera Azzurra Roma, miglior settore giovanile d'Italia di pallacanestro, San Casciano, Serie A di volley femminile, Trento e Pistoia, Serie A di pallacanestro, comunque società ad alto livello che usano la piattaforma senza nessun tipo di problema, anzi, in alcuni casi le visite sono addirittura molto aumentate rispetto a quelle che sono prima. Quello che vorremmo fare, una parte c'è con Creogest, che sono stati marketing advisor della Lega A da 3 anni a questa parte. Che so, sto ascoltando, no, l'unica cosa è che se andiamo a questa velocità qua, in mezz'ora ne faccio 2. Finisco tutto. Quindi tramite loro siamo riusciti ad arrivare a società diciamo, importanti come Trento. Dal 2014 vorremmo rilasciare principalmente le applicazioni, quindi che ci consentirebbe una maggiore interazione con l'utente e quindi raccogliere gli utenti che stanno gestivi, permetterci un buon marketing e aumentare questo tipo di partnership, quindi poter arrivare più. L'esperienza dell'utente con dei brand, quindi poter sfruttare. Vabbè, 2015 non vuoi raccontare questa astrologia, va avanti. No, non è tanto astrologia perché comunque. Sì, è chiaro dove sei. Sì, sì. No, poi per questo finisco col team. Chi siete? Probabilmente siamo 3 soci, però ci sono altre 2 figure di un design sviluppatore mobile. Comunque fanno pienamente parte del team. Non ci stanno dati su questa presentazione? No, al momento no, perché non ho fatto in tempo, ripeto, l'ho cominciato proprio l'altro giorno con Salvatore, diciamo, mi ha... Ma allora, ti dico cosa ne penso di questa cosa che tu mi hai raccontato fino adesso. Allora... Mi hai raccontato da rifinire anche il... No, figurati, una chiacchierata così. Allora, mentre ti sentivo parlare ho pensato le cose, così te le dico, così me lo pensavo. Sì. Allora, uno, io questa cosa qui non è la prima volta che la sento raccontare. Okay. Adesso non me le ricordo tutte quante, ma l'ho sentita raccontare almeno un paio di volte oltre a questa volta qui. Ti ricordi i nomi? No. Però penso che una di queste startup è incubata in Edge Pharma. E so per certo che il sito della Fiorentina, quello della Roma e così via vengono gestiti, diciamo, cioè i siti delle grandi società di Serie A non vengono gestiti con slivi, ecco questo ti voglio dire, cioè non passa attraverso un meccanismo del genere. La Fiorentina so per certo che sta facendo un progetto apposta. La Fiorentina sta con una società che sono in Colesia, sta occupata di Edge Pharma. Esatto, sì. Sono diverse, sono occupate di Edge Pharma, stanno lavorando su questa roba. Ma è sempre stand alone però, cioè sempre... Se sei incubato in Edge Pharma è sicuro che magari noi non lo vediamo, però è una startup che scala, quindi evidentemente dietro c'è una tecnologia. Ma si occupa diciamo di altro. Se non ricordo male gli danno il sito, gli danno l'app permette di raccogliere le statistiche del gioco. L'app è sviluppata da Mobile Roadie, che è una startup americana che sviluppa... Ci stanno anche delle startup italiane che stanno sviluppando questa roba, una si chiama certamente Football con 3O o qualcosa del genere, scusa. No, Fubler fa un'altra cosa. No, si chiamano... mi ricordo che c'erano 3O in mezzo. Football o qualcosa del genere, scusa, credo che anche loro stiano in Edge Pharma.
Credo che anche loro siano in Edge Pharmacy. Cioè Edge Pharmacy sta occupando di, diciamo, delle startup in questo ambito, quindi non sono io, quindi ve lo ricordo che ci stanno, ma non mi ricordo che sono. E... però boh, niente, insomma. La cosa che io penso è che però non so qual è il mercato di questa roba, cioè le aziende di non conosco il mercato europeo, dove secondo me le cose vanno differenti che in Italia, e per te in maniera migliore, però in Italia non ci si fanno soldi, perché hai preso il Lecce, che è una società importante, ti danno 100 euro, 150, 200, 300, 400 euro, 500 euro l'anno, ne pigli 1000, ne hai presi una caterva, sei il numero uno d'Italia, nessuno ti tocca, fai mezzo milione di euro, ci paghi gli stipendi forse 3 persone, 4 persone. Ma così abbiamo guadagnato solo dall'annuale della società, tutto il traffico generato dalla società a livello di tifosi, a livello di utenti, quello è stato, cioè è lì che io voglio arrivare. Sì, ma la pubblicità, secondo te quanti soldi ci fai? Scusa, giusto per capirci. No, non ci devo fare tanto io, comunque devono anche essere servizi... ho capito, ma ci sei fatto un'idea di quanti soldi ci fai? Perché te lo dico, la pubblicità ci fai soldi quando il traffico è tanto, ma tanto tanto. Non stavo a parlare, cioè con 1 milione di visite uniche al mese ci fai un cazzo. Ma un milione allo stato attuale o nell'esempio che mi hai fatto prima? Che cosa dicevo? Cioè, no, c'hai 1000 società, c'hai, dico per dire, 200.000 visitatori unici al mese, adesso bisogna vedere qual è l'inventory, dovrei fare un po' di calcoli, però è una roba che secondo me se fatturi 2 milioni di euro sei forte, che significa che ci hai fatto una bella società, però detta così non è una roba interessante, quindi secondo me dovresti riuscire a capire come fai ad andare all'estero, cercando di capire che cazzo sta succedendo all'estero su questa roba qui. Cioè 2 milioni di euro è una società che, non interessante per un investitore. È interessante se quei 2 milioni diventano 10, 20, 30, 40, 50. Principalmente a livello europeo anche. Esatto, esatto. Però io non so quale sia la situazione, dovrei fare un po' di conti. Per questo mi ero interessato a vedere un po' come riflettevi sui ma a te che ti servirebbe per fare questa roba? Che cerchi se stai qui? No, degli investitori? Qui no, sono qui perché vabbè, ho assistito la settimana scorsa con De Caro in cui parlavamo di business plan, cercare di far quadrare un attimo l'idea che abbiamo di questa. Non so, scusa, bisognerebbe un attimo vedere, perché ti dico la teoria, è chiaro che ho visto 2 minuti, dovrei rifletterci un po', no? Voglio dire. La teoria dice che è difficile andare all'inizio a parlare con le società di Serie A, con quelle di rugby, con quelle di pallacanestro, con quelle di baseball e così via, perché sono mercati differenti, con esigenze differenti, utenti differenti e via discorrendo. Quindi dovresti probabilmente riuscire a capire qual è la nicchia da cui partire, che non è per niente facile, perché è vero che le società delle serie inferiori hanno poche persone perché non comunicano male, ma anche perché gli italiani non gli hanno fatto un cazzo di andarsi a vedere la partita delle serie minori, no, tranne quando, capito, cioè io vengo dal paese, quando la squadra del paese sta lì, capito, si crea un po' di entusiasmo, però noi il calcio lo vediamo, siamo abituati a vedere il calcio di Serie A tutti i giorni, se andava mai a vedere una partita di calcio minore? No, sì. Ah, io mi rompo coglioni dopo 5 minuti, sembra che vanno, siamo tutte pippe scatenate, piedi storti, vanno lentissimi, capito, cioè voglio dire, cioè non ci vado perché non mi piace. Sì, però okay, vedere la... È chiaro che quel giorno che la squadra del paese sta lì, cioè la squadra del paese che una volta ha fatto lo spareggio della Serie C, abbiamo riempito lo stadio. Però stavamo lì per spirito, come si dice, patriottico. Poi ci sono andato altre 20 volte a vedere la partita. Dopo 5 minuti mi sembrava di vedere... È chiaro che se entro in campo ma la fanno passare 50 volte sul coso, però a vederli da fuori sembrava un gruppo di mentecatti, no? Voglio dire, perché io sono abituato a vedere le partite di Serie A, no? Ecco, forse a Lecce vi rendete conto, cioè, prova a immaginare se andate a Lecce a vedere la partita di Serie A, poi adesso dove sta il Lecce, dove è finito in Serie C, dove già la differenza la vedi proprio dello solo spettacolo, capito? Quindi apposta dicevo, secondo me, non so sicuro che se tu ti rivolgi alle
società di serie inferiore riesce a fare i numeri che dici tu. E lì allora si è andato a vedere, per esempio, in Inghilterra pure quelli di serie F riempiono lo stadio, non sono caspita fanno, insomma, no? Perché è uno spirito differente. Quindi come ci fai a raggiungerli questi mercati? Come fai a raggiungere la Germania? Come fai a raggiungere... Beh, sostanzialmente l'unica cosa che differenzia il mercato italiano dagli altri mercati è la strutturazione delle federazioni. Ci sono alcuni casi in cui le federazioni hanno il controllo sui soldi, come viene in America, a livelli alti, con NBA. Però a quel punto questo strumento potrebbe essere strutturato come un social media. Quindi tu hai un sito, hai la pagina su Facebook, su Twitter, si affianca anche la pagina su Slim. Ma sei sicuro di quello che mi stai dicendo? Perché io so che Manchester United c'ha una società apposta che gli segue il sito. Sì, sì, ma infatti non è il caso del Manchester United, tipo in Francia avviene per... questo avviene in Francia. Sicuro per la prima categoria, se non sbaglio anche per la seconda. In Inghilterra non è così. Ma quei clienti che c'è adesso, no? Tu mi hai fatto vedere, c'hai diversi... Cioè, la cosa interessante della tua presentazione, che obiettivamente è interessante, è il fatto che tu c'hai non solo già, diciamo, dei beta tester, ma c'hai anche degli early adopters, no? Quanti soldi ci stai facendo con questa gente? Che traffico generano? Non perché sia fondamentale, però per avere un'idea di qual è il promedio di roba che stai facendo fuori, no? Il traffico che generano... sommandoli... Siamo a... giornalieri, arriviamo visite, quanto sarà? 60.000, 80.000 giornalieri. 80.000 visitatori unici? Sì, sommando sulla visitatori. Somma delle società più importanti. Sommando giornalieri. Solo qua, di Lecce. Beh, sul è tanto, sito, 80.000 non è poco. Non è poco, però il problema è dai visitatori al sito devono essere portati alla registrazione. Per questo è il discorso delle applicazioni. Ma scusa, ma se uno mette sul sito, adesso non c'ho il computer acceso, ma tu hai fatto sai come funziona? Il tuo apparentemente sembra essere un sito che entra in quello che si chiama business model media, nel quale tu vendi pubblicità, ok? La pubblicità si può vendere in almeno 4-5 modi differenti. Banalmente, invece di fare AdWords, tu c'hai appunto la palestra di Lecce che ha una pagina sul sito di Lecce, gli dà 10.000 euro al mese e vuole averci quella pagina sempre perché non è interessata. Per calcolare quanto soldi fa un sito di media, tu devi avere il concetto di inventory, cioè le pagine quante pagine su cui si può andare la pubblicità. Tu le calcolate i sistemi? Cioè, stanno. Allora, per la radio fondamentalmente la fine è lo streaming. Perché andando su web non abbiamo la frequenza, la licenza e poi fondamentalmente prendo una di business roba qui. Non questa roba qui, dei portali media. Okay. Un modello che mi piace molto è quello che ha fatto esempio Giovanni De Carlo l'altro giorno, di Mosaicun. Mosaicun sì. Però come loro hanno fatto con diciamo blogger, siti, la stessa cosa può essere fatta con i siti della società. Certo. In cui loro offrono lo spazio, non devono preoccuparsi di guadagnare. Non faccio tempo a fatto vedere prima dove mi crollo qualsiasi voglia di vita. Faccio ripartire, non succede niente. Parti 24. Oh.
Allora, faccio vedere come funziona un mediasito. Tu sei riuscito a fare questo tipo di conti, manualmente. Quanti visitatori mi girano al mese, quante visite fanno, quante pagine visita, quanto tempo visita e calcoli l'inventory, cioè quanti minuti passano sul sito e quante pagine visita. Queste qui sono due cose che tu ti, fanno, ti generano soldi, ok? I soldi tu li puoi fare in quattro modi, almeno in quattro modi differenti. Gli sponsor, cioè c'ho un display su ogni pagina. Poi il display, più o meno $2 per migliaia di impression, voglio dire, il click through e le affiliate, cioè mi capisci, no? Tu c'hai il sito, no? Col negozio di scarpe, se prendi il negozio di scarpe. Questo più o meno è i conti che devi saper fare. Sponsorship rate sarebbe? Sponsorship rate, abbiamo fatto l'ipotesi che qua è chiaramente una roba che ho fatto per un corso. C'hai un banner su ogni pagina, ti dà €4.000 al mese, $4.000 al mese. Poi display rate, so, $2 per 1000 views. Quanti ce n'hai di banner per pagine? Uno. Lo moltiplica per le pagine view che c'avevi per l'inventory che c'è qui e lo vai a tirare fuori, no? Okay. Poi il click through dipende dal web layout, questa è la fatta ipotesi, se ci stanno due qua hai una riempita di pubblicità, nessuno viene a visitarla sta roba. Il click rate è l'80%, mettiamo presente che i numeri, questo numero qua è un numero reale. I numeri reali che girano sono fra lo 0,5 e il 2%, lo sai, no? Il blank ID, sai, questo qui. Più o meno questo è un numero che a me mi suona. Fai un quarto di dollaro per click. Un quarto forse. Insomma. E qua li, diciamo le affiliate. Okay. E calcoli quanti cazzo di soldi fai al mese. Tu però sta roba devi fare. Ma questo è usato per una lezione, posso averlo? L'ho usato per fare una lezione, l'ho usato. Come? L'ho usato per fare una lezione, sì. Quindi, dopodiché tu devi andare a porre le domande, però se tu fai il sito. Questa roba qua, per esempio, chi cazzo la porta? Posso anche portarla io. Però capisci, però è difficile perché come fai a portarla? Cioè, come... Certamente la porta la società. Sì, capito? Però... Perché se tu sei a Lecce ci credo la porti te, no? Ma se tu chiudi l'accordo con la San Montana di Trento. Per questo vogliamo strutturare tutto, tipo fare una specie di marketplace. Bravo, allora sì, ho capito, però. Cioè, questo... questa cosa vale, questa è l'applicazione, no? Tutto centralizzato, queste sono le scuole che seguo. Con la Native Advertising, parlo mai convinto. Dentro. No, il Native Advertising è una figata pazzesca. Ed è ancora più semplice farlo qua sopra. Io credo, ma devi costruire una struttura per prendersi i soldi qua. Questi, se vuoi, sono banali, ma questi sono soldi, questi e questi, queste due fonti qua, qua ci devi una struttura cazzutissima andare a prendersi i soldi. Struttura di tecnico parli? No, lascia stare la parte tecnica, devo dire la parte marketing. Sì, però per questo io mi sto preoccupando più di generare i numeri per poi avere il fatto bene, no, infatti è corretto. Il primo step tuo è quello di creare l'inventory. E poi una volta c'è l'inventory poi inizi a fare questi conti. Il tuo, questo è, se vuoi, in estrema sintesi il tuo business plan, no? Sì. Però mentre questi e questi, tra virgolette, sono più semplici, infatti hanno dei rate partiti, quelli che danno un sacco di valore, soprattutto all'inizio, sono questi e questi, no? Ma questi e questi, se tu hai una distribuzione territoriale, devi averci degli agenti che vanno a raccogliere pubblicità che costano niente di Dio. Ah, devi fare un po' di conti di questo tipo qua, secondo me. Tipo, se ti do un consiglio, ti prendi una cosa e poi ci lavori. Questa slide posso averla? Fotografo, dai. Vediamo che fai i corsi, Io faccio una cosa, slide. No, pensavo fosse qualcosa disponibile online. Ok. Però già vista in quest'ottica, esatto. I numeri generali sarebbero comunque diversi. Sì, ma certo, i numeri sono sempre differenti, però capisci che se tu mi dici, guarda Gusto, faccio un fee, col fee non ci arriviamo a niente. Allora tu dici, ok, fantastico, lo introduco mettendo un meccanismo in cui sono un media site. Vendo pubblicità alla gente che è interessata, la profilo e tutto quanto. Fantastico, però come dicevo prima, il media site ha due fonti di ingresso. Uno è la gente arriva per cazzi suoi, ma quello devi fare traffici mostruosi e girare un sacco di soldi, ma all'inizio praticamente uno fa i soldi facendo accordi one to one, no? Ma gli accordi one to one ci deve uno che sta a Bari, che va lì al negozio, senti, puoi mettere cosa sul sito del Bari? Se lo fanno quelli del Bari, la tua percentuale non è più 3.000, è il 20%, il 40%, scende, capito? Allora devi cominciare. Ok. Eccomi.
Ti do questo perché questa è rotta. Ok. Io sono di passaggio qui, non sapevo dell'evento. Cosa perso niente? Ah, speriamo, guardiamo in avanti allora. Quindi non sono venuto con nessuna presentazione. Sì. Possibile rubare 5 minuti per... È lui che decide il capo del mio tempo. Ah, ok. Chiedi con lui, se lui dice sì, sì. Okay. È Salvatore. Posso rubare 5 minuti? Solo 5, ok. 4. Che devo fare? Firmare questo e poi partiamo alla presentazione. Certo. Questo è il tuo contratto che ti ha anticipato l'arti. Mi dovresti mettere una sigla più due firme okay. Alla mattina. C'è una penna? C'è una penna? Sì, eccola. Due firme, no? Una sopra e una sotto, l'altra è copia tua e te la tieni. Questa resta a me, l'altra resta a te. Poi questa è per te? Yes. Qui che devo fare? Questa è la scheda docente, una firma qua, una firma qua e mi compili questi dati. Aspetta, solo uno ha il foglio? Sì, questo. Però abbiamo avuto molto più di 29 persone. Firma e data. Oggi è 15? Sì, 15-11. E poi una firma qua che attesti che c'era la gente oggi. Così poca? Sì, questi sono chi si è registrato, poi c'è gente che è uscita via ed è scappata. Grazie mille. Chi era questa? È vostra. 4 minuti con il signore e poi Giorgio è una web radio. Giorgio Scolossi, radio dell'università. Ciao Giorgio. Sta supportando su tutto il percorso di comunicazione con la radio. Ok. E quindi ti vorrebbe chiedere 5 minuti di tempo per farti una intervista. Sì, ah, finisco con lui. Okay, con, è lui che dice cosa devo fare, quindi mi ha detto che dovrei parlare con lui. Dimmi. Cominciamo. Oh, sono in streaming, quindi quando parli si sente in tutto il mondo. Certo. Vai. Capisco. Allora, io sono praticamente, io lavoro fuori Italia da circa 10 con? Anni. Lavoro fuori da Italia, fuori Italia, da circa 10-12 anni. Sì. E sono rientrato da circa 6 mesi, perché insieme ad un'altra persona stiamo sviluppando un'attività legata al web. Sì. In particolare nell'ambito delle start-up innovative, la nostra idea riguarda la creazione di una piattaforma per sostenere, per fornire servizi a famiglie in crisi. Quindi diciamo il bacino di utenza, che è abbastanza elevato sulla base di dati oggettivi Istat. No, allora la nostra preoccupazione ovviamente riguarda gli attori coinvolti, perché sono da una parte famiglie in crisi e dall'altra regioni e associazioni a tutela dei consumatori. In particolare la nostra idea riguarda la creazione di centrali di acquisto, che determinano quindi un bacino di utenza abbastanza elevato che riguardi le famiglie in crisi e che riguardi i servizi, per esempio, legati alle telecomunicazioni, al gas, all'elettricità, utenze quindi legate al fabbisogno quotidiano. Ci sono una serie di iniziative già in altri paesi, in particolare in Olanda e in Inghilterra, che stanno avendo i primi risultati concreti. So che nel Lazio c'è già una centrale d'acquisto legata all'energia. In particolare il funzionamento è molto simile all'idea che abbiamo in testa noi, ma riguarda un singolo servizio, che è l'elettricità in questo caso. Cioè si crea un bacino di utenza su internet, si crea accesso e informazione tramite internet, si chiude ad una certa data un determinato numero di consumatori e si contratta ovviamente sulla base di un numero molto elevato. Il principio è semplice, però quello che vorrei magari approfondire, se è possibile, anche in un'altra sede, basato su dati e analisi di mercato che abbiamo già fatto,
e cercare di capire come interagire con le pubbliche amministrazioni. Stai parlando della persona sbagliata? No, mi sono però... investito in privato, quindi le pubbliche amministrazioni sono i miei nemici. No, lo so. Diciamo che in questo caso... chiaramente sto scherzando, sì, però... Sì, ovviamente. La nostra idea ovviamente è quella di strutturare un'idea imprenditoriale per certo. poter andare a presentarci alle pubbliche amministrazioni in maniera... Ma chi paga? Allora, la nostra idea ha una serie di scenari, considera alternativi. Il primo è un scenario quindi di autofinanziamento, regime di autofinanziamento, quindi una struttura di costi molto light, ultra flessibile. No, no, ho fatto una domanda. Tu mi hai detto che di fatto, se ho capito, vediamo se ho capito, tu dici, vabbè, cerchiamo di aiutare le famiglie in crisi come? Creiamo una piattaforma web che è in grado di aggregare la domanda in vari settori di queste famiglie, in maniera settore alimentare, esatto. energetica, servizi e così via. In maniera strutturata o tradotto, abbiamo la necessità di avere 150 connessioni internet in questa zona, l'abbiamo strutturato. Sì, sì, no. Vado da Wind e gli dico, ah, senti, se metti questa connessione, perché trovi 150 clienti, invece di pagare 30 euro al mese, paghi 25. Per un anno. Per un anno, soglie. Se vuoi una sorta di adesso di una cosa che ti fa inorridire, una sorta di Groupon, cioè tu aggreghi la domanda, una parte va da quelli là e chiedi uno sconto. Cioè, molte analogie. Ok. Questo fino adesso questo ve l'ho capito. Mentre tu parli mi sono venute in mente due domande a cui ancora non ho capito qual è la risposta. Uno, come fai i soldi tu? Due, che c'entrano le pubbliche amministrazioni? Ecco, allora, il discorso è che ci sono vari attori con noi. Sì. Ok? La prima risposta è che il sistema, il primo scenario di cui parlavo, prevede una struttura di costi molto flessibile e ricavi, quindi revenue streams, che vengono da commissioni a contratto chiuso. Cioè nel momento in cui si negozia con il fornitore la chiusura di un contratto, allora per questo servizio la società ritiene una piccola commissione quindi di un euro. Tu prendi soldi da Wind, centesimi. Per esempio nel caso che facevo prima io, paga Wind. Cioè tu vai là e gli dici, vendi a 27, ho 200 clienti e mi dai 10 euro a me. Bastano anche uno sulla sì, base no, del business plan. Dai un certo siamo in streaming quindi non vado troppo nei dettagli, sì, sì, sì. Però diciamo che alle spalle ci sono, io lavoro con un business plan sì, sì, sì. anche per fondi di investimento. Okay. Allora la nostra idea, seconda domanda, in relazione quindi ai contatti con le pubbliche amministrazioni, è che in particolare in Puglia c'è una legge regionale di gennaio 2013 che cerca di incentivare di agevolare una serie di iniziative legate diciamo, al supporto delle famiglie in difficoltà, i cosiddetti distretti di famiglia. E in particolare nell'ambito di questa legge uno dei trafiletti riguarda l'attribuzione di marchi, brand family, da attribuire sia ad enti pubblici che privati. La nostra idea è questa, cioè nell'ambito della responsabilità sociale dell'impresa, se un fornitore tipo Wind decide di aiutare 100.000 famiglie in crisi, la regione, nell'ambito della società, della responsabilità sociale d'impresa, può attribuire un marchio, quindi di social friendly o diciamo un certo marchio, diciamo socialmente rilevante. Ma non hai la sensazione che questa cosa qui però va a insistere su due funzioni completamente differenti dell'azienda? Mi spiego. Quindi per loro un marketing è un costo di marketing. Esatto, esattamente così. No, cioè scusa, generalmente mi viene in mente che una società può essere interessata a questa roba qui perché fa CSR, ma il CSR è una particolare funzione dell'azienda, mentre quella prima che tu mi hai detto è una funzione sulla vendita e sui centri di ricavo, che, a cui magari gli frega o non gliene frega tanto di averci. Certo. Cioè, capito? Io dico, senti, ma sì, mi fa piacere che ci abbiamo questo, però quelli del marketing prendono i soldi perché tutti quanti conoscono, ma io che sono incentivato sul margine, sul numero di contratti. Mi sono espresso male. Ok. Allora, la nostra idea è questa. Io diciamo porto come prima ipotesi che conoscenza al progetto l'esperienza di aver lavorato in società di telecomunicazioni. Sì. Quindi nell'ambito della valutazione dell'offerta commerciale, in questo caso Wind si troverebbe di fronte a servire un elevato numero di famiglie a un prezzo più basso. Sì. Quindi deve essere diciamo economicamente e finanziariamente valorizzato. È chiaro. La nostra idea è quella di dire questo sconto
che è un costo a tutti gli effetti, può essere utilizzato in effetti all'atto pratico come un costo di marketing. Io sto rispondendo che però mi è chiaro. Per avere diciamo un beneficio sociale. Mi è chiarissimo, però questo significa che tu quando vai a vendere, non sto dicendo che è una stupidaggine, figo, semplicemente vi sto ponendo un primo problema che forse c'è e che va risolto, che è questo. Quando tu vai a vendere, diciamo, come si dice, in linea di principio tu vorresti il business che funziona più facile, quello che tu vai a parlare, venga a parlare con te, ti prospetta un vantaggio, tu lo capisci e chiudiamo il deal. Invece qui stiamo in una situazione in cui vengo a parlare con te, ok? Non ti prospetto un vantaggio, perché il vantaggio ce l'ha lui, che è di un altro dipartimento, è sempre Wind, però lui è marketing e tu sei, che cazzo, non so, rete, tu sei... Ah, no, ok, capisci? Allora, il vantaggio, ed è un diciamo casino, perché significa che tu devi dare un vantaggio a tutti. Allora, l'idea funziona così, c'è un altro aspetto. Ora abbiamo i famosi 4 minuti, però insomma ci sono i vari, aprendo questo cassetto, il sistema funziona su una base di livelli di concorrenza molto elevati. Per esempio nel campo delle telecomunicazioni vari operatori devono essere interessati ad avere un marchio, creato già un marchio, associando ad avere questo marchio sul loro sito. Quindi Telecom Italia potrebbe dire bene, noi siamo attivi nell'ambito sociale perché abbiamo questo marchio riconosciuto dalla regione. La nostra idea è quella di puntare servizi ad alta competitività, quindi con più operatori presenti, perché il sistema si basa su un sistema di asta online. Cioè, una volta definito che ci sono 1000 famiglie che bisogna servire con 3-4 servizi, si fa un bando pubblico attraverso il sito, bando pubblico, si spiega meglio, si contattano gli operatori privati, dicendo guardate, sulla base delle informazioni che potete trovare sul sito dobbiamo servire queste famiglie con questi servizi. Fra un mese l'offerta più conveniente sarà quella per la quale un ente pubblico, per noi la regione, attribuirà il marchio di Family Brand. Mi sembra una cosa complicatissima, mi sembra una classica cosa che in teoria funziona, ma quando vai a farla in pratica è veramente un casino. Non è di semplificare. Cioè, ti spiego per quale motivo, però... in 4 minuti immagino che sia... No, stesso, ti dico, cioè, voglio dire, l'intuizione mi sembra una buona intuizione, ok? Quindi, diciamo, il punto cruciale è che tu, secondo me, stai mettendo insieme, almeno così per come l'ho capito io, dei mondi che ragionano in maniera differente, a velocità differenti, con, come dire, con modi di chiudere il deal differenti. Cioè, rifaccio ancora una volta, tu mi stai dicendo, no? Provo a farti un esempio fuori dal tuo, così non essendo coinvolto ti riesco a coinvolgere di più, no? Io vendo un prodotto a un se parli di operatori telefonici, a un operatore telefonico, in cui dico guarda che se usi fai questa roba qui, che ne so, mettendo questa tecnologia sulla tua rete integrata sui tuoi sistemi, ci avrai un vantaggio della marketing che ti viene riconosciuto dalla regione. E poi il marketing dice, ma sai, è figa questa idea? Figo, mi piace, perché io ci faccio una campagna marketing, ci faccio la pubblicità, vado a fare cosa, e quindi lui è contento, l'ho convinto, va bene? Dopodiché quello del marketing, siccome la devo installare sulla rete questa roba, chiamo quello della rete, dice, senti, bisogna installare questa roba perché c'è quello della rete, fa, aspetta un attimo, caro, io ho queste priorità qui, questa che mi stai di te, per me non è una priorità, no? Spiegami per quale cazzo di motivo. E la stessa cosa con l'IT, aspetta un attimo, ho capito che stai a installare sta roba sulla rete, ma io il sistema, i dati li prende da qua, ma li devo prendere anche là, li devo mettere, perché mi conviene a me? Mentre stai facendo tutta questa discussione, nel frattempo tu hai creato un bando e la regione, che è una struttura inerentemente, per ovvi motivi, burocratica. No, ma burocratica, per cui non è che, diciamo come si dice, Thank you.
Prego.
scusaci, ma noi ci paga molto.
acceso. Grazie ragazzi. Allora, possiamo iniziare? Abbiamo 5/6 idee. Inizia Maria Pia con Opsidea. Sono 5 minuti di presentazione più 5-7 minuti di domanda e risposta. Augusto, tu dove vuoi accomodarti? Sto lì, però prendo un coso per prendere appunti. Va bene. Così dico qualcosa di... Il microfono è vostro. Ovviamente dalla platea, se ci sono domande, alzate la domanda, alzate la mano e fate la domanda, non abbiate paura, alzate la domanda. Ah. Per quanto riguarda le slide, siccome stiamo andando in streaming, vi chiedo la cortesia di sapere prima se volete che le slide vengano proiettate o meno, cioè se volete che le slide vadano in streaming o meno. Possiamo anche puntare la videocamera soltanto sul vostro volto se le slide, se il materiale che presentate non volete venga divulgato. Va bene? Prima di iniziare parlate con gli operatori e dite loro che cosa volete. Va bene? Massima disponibilità da questo punto di vista. Una cosa vi chiedo: se fate sedere Augusto avanti, così diciamo può aggredire meglio lo speaker. Vai. Grazie. Ciao. Io sono Maria Pia, lui Sebastiano, vi presentiamo Opsidea. Opsidea è una piattaforma di crowdfunding e chiunque ha un'idea, un progetto, un'iniziativa e vuole realizzarla, un'opportunità può essere realizzarla attraverso una campagna di crowdfunding di successo. La piattaforma Opsidea ti permette appunto di presentare la tua idea, ti permette di raccogliere capitali attivando la campagna di crowdfunding adatta alle proprie esigenze e allo stesso tempo permette agli investitori di sostenere un'idea in cui credono. Quello che fa Opsidea è soprattutto sviluppare crowdfunding di tipo equity based e reward based. Il problema qual è? Oggigiorno tutti ci troviamo davanti, tutti abbiamo delle start-up, vogliamo mandare avanti delle iniziative, però andiamo in banca e la banca dice: ah, va bene, ti do dei finanziamenti, però in cambio ho bisogno di garanzie. Oppure presentiamo la nostra idea a qualcuno ed è difficile far comprendere la nostra idea perché comunque chi abbiamo davanti non è in grado di comprenderla. Allora, per risolvere questi due problemi, c'è il crowdfunding e c'è Opsidea, appunto, che attraverso il crowdfunding, è quel sistema di finanziamento dove tutti possono partecipare a un'idea e chiunque può raccogliere fondi dalla folla. E Opsidea è appunto questa piattaforma web che ti permette di farlo. Opsidea sarà questa piattaforma che vorrà portare avanti tutte le iniziative che riguardano lo sviluppo del territorio, smart cities e innovazione scientifica e tecnologica, e chiunque può far parte della piattaforma, sia come progettista che come investitore. Oppure, come funziona questa piattaforma? Basta entrare sul sito, registrarsi, crei il progetto. Noi del team di Opsidea valuteremo la fattibilità del progetto e faremo una selezione. Una volta che valuteremo che il progetto è finanziabile, lo pubblicheremo e supporteremo nella campagna di crowdfunding i vari progetti. E lì inizia la fase di raccolta. Ok, poi proseguo io. Allora, questo qui è più o meno lo standard, una versione beta non ancora assolutamente implementata, ma una prima versione di come verrà fuori il progetto. In questo caso si tratta essenzialmente della parte equity, non ovviamente reward, perché come si può intravedere, perché i colori non sono particolarmente brillanti, e c'è tutta la parte di business plan che si può visionare. Ovviamente soltanto gli utenti registrati potranno visionare il business plan, perché per vari motivi riteniamo che soltanto una breve descrizione può essere vista da quelli che ad oggi, da quelli che non si registrano all'interno della piattaforma.
andiamo avanti per proseguire, quali sono i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce. Tendenzialmente la focalizzazione di Opsidea sarà a livello territoriale, in particolare ci vogliamo muovere sul sud Italia, questo perché da un'analisi che più o meno ad oggi delle piattaforme esistenti e che stanno chiedendo l'autorizzazione a Consob per operare, e al sud ad oggi non ci dovrebbero essere piattaforme, la maggior parte delle piattaforme sono da Roma in su, e poi noi crediamo tendenzialmente che il crowdfunding deve essere legato al territorio, almeno per la prima fase iniziale, perché è uno strumento molto particolare. D'altra parte la parte equity ha introdotto delle caratteristiche che un po' potrebbero differenziarsi da come è nato il crowdfunding, perché per chi lo sa è nato da fondamentalmente quello che l'ha reso famoso è Kickstarter, la piattaforma più grande a livello mondiale di crowdfunding, che però fa tendenzialmente reward su alcuni settori particolari, sono di alta tecnologia, videogiochi, e design e altre cose del genere. Mentre l'equity potrebbe d'altra parte un attimo snaturare le cose. Allora, legarlo a un territorio, legarlo allo sviluppo del territorio, all'imprenditoria, sicuramente potrebbe aiutare le persone a investire, perché è più facile investire in un progetto che potrebbe, attraverso l'indotto, attraverso anche personalmente, essere immediatamente visibile anche all'investitore. Oltre che l'investitore ovviamente cerca anche un ritorno economico, però... Siccome il crowdfunding ci sono due tipi di investitori, quello che investe di più e quello che investe di meno. Quello che investe di meno potrebbe anche semplicemente investire per avere un ritorno di immagine a livello del territorio, ovviamente quello che investe di più avrà degli obiettivi differenti, logicamente più di profitto che di sviluppo soltanto del territorio. Scusate, scusate. E nel mercato attualmente ci sono 48 piattaforme. A livello di equity tendenzialmente sono più o meno 7-8, ad oggi una sola piattaforma si è iscritta al registro, è attualmente inattiva, quindi ancora uno strumento che in Italia non è assolutamente operativo. Più o meno da quanto si sa di notizie, le piattaforme dovrebbero essere operative entro fine anno un paio, entro l'anno prossimo tutte le altre che ad oggi si sono registrate. E andando avanti, come già detto, il nostro vantaggio competitivo che cerchiamo di tenere è creare partnership con enti, istituzioni, creare proprio un network, perché Opsidea vuole fare parte di un network per lo sviluppo del territorio attraverso partnership con università, enti, istituzioni, proprio per suscitare l'interesse a livello di territorio, non soltanto a livello puro di investimento speculativo, ma creare un qualcosa di differente. Questo per il motivo che vi ho assolutamente anticipato prima. Il modello di business verrà fatta la selezione delle start-up attraverso delle due diligence, ovviamente con l'intervento anche di specialisti esterni, semplicemente perché i settori sono variegati, in cui delle start-up innovative sono variegatissimi, e quindi ovviamente degli specialisti esterni sono necessari per poter valutare anche la singola startup, per poi presentare ovviamente un piano e un qualcosa che sta in piedi anche per gli investitori, sia da un punto di vista reputazionale che da un punto di vista anche evidentemente che l'investitore si può anche arrabbiare in modo successivamente nell'investimento dopo che ha investito. Dopo di ciò, come vorremmo attrarre gli investitori? Sicuramente offrendo un pre-round per investitori professionali, cioè questo è un modello utilizzato anche da piattaforme estere, praticamente prima di mettere online verso tutta la massa della gente, verso la crowd, l'investimento, l'idea è di offrirla a degli investitori professionali, investitori professionali è un termine inadeguato, a un'altra categoria di investitori che ovviamente preferiscono investire delle cifre molto diverse dalla crowd, in modo tale da già fare una selezione quasi naturale anche dei progetti, evidentemente, quindi magari avere anche già una primo screening dei progetti che poi verranno pubblicati, e anche per poter sia offrire l'opportunità più veloce per il progetto stesso di essere finanziato, e anche per una gestione più agile nel successivo, perché capite che quando si chiude un investimento con 1000 investitori la gestione del progetto diventerà complicata nella fase post.
I servizi offerti, abbiamo detto, sono sia equity che reward, valido veloce, la struttura organizzativa sarà snella attraverso l'esternalizzazione di tutti i servizi e un team molto snello. E per la promozione e la distribuzione abbiamo detto la focalizzazione territoriale e progetti all'inizio soprattutto a sfondo sociale. Andiamo pure avanti, vabbè, questo andiamo avanti. Niente, i prossimi passi sono sostenere il concetto di crowdfunding e cominciare a diffondere all'interno del territorio in cui si vuole operare. Questo qui è all'inizio quello che rimane del 2013, logicamente. Nel 2014 implementare questo sistema e questo processo che ho appena descritto, cercare di creare veramente un sistema poi da poter replicare anche nelle varie zone d'Italia. Soprattutto all'inizio ci vorremmo concentrare, come ho già detto, sulla parte del sud Italia, quindi regioni Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, oltre ovviamente alla Puglia, che è da dove inizieremo. Il team è formato da me, che ho esperienze sia a livello di consulenza che a livello di sia consulenza strategica che a livello di consulenza normativa, da Maria Pia, che ha esperienza sia di project management che di risk management, e della terza persona si chiama Marco, che è il nostro sviluppatore IT, che si occupa di tutta la parte di gestione IT della piattaforma. Questo ovviamente per l'inizio, poi speriamo logicamente di poterlo incrementare, come tutti si augurano. Questi sono più o meno i numeri che ho stimato, ovviamente sono numeri stimati sulla base dei dati di infocamere delle startup innovative attualmente disponibili e sulla base della crescita che attualmente si può ipotizzare. Tendenzialmente il numero di startup finanziate in base al fatturato varierà dalle 5 del primo anno alle 15 del secondo, una quarantina verso il terzo e una settantina, 80 per il 2017, che si spera sia l'anno in cui più o meno si entra a regime. Per i costi, vedo Augusto mi guarda male perché più del 50%, il rapporto del MOL è sbagliato, però me ne sono accorto solo successivamente. Niente, questa qui è poi la parte finale. Se avete voglia di contattarci perché avete un'idea di cui si vuole parlare, ci potete contattare sia qua che alla mail info@opsidea.com. Vi ringrazio moltissimo. Avete domande? Domande? Ma io ce le ho, ma non so dove sta Salvatore. Vai, vai. Ah, sei tu, che dobbiamo fare? Vai, distruggili. Ma c'è, devo andare in cosa? Col microfono. Ah. Ma quanto hanno parlato? Eh? Quanto hanno parlato? Hanno parlato molto. Ok, allora scusa, prima di dirvi le cose, le dico a tutti quanti in modo dunque. Allora, io adesso, come ho detto stamattina, per come la penso io, a loro e a voi servono soltanto due cose. Una, i soldi, e io non ce li ho. E l'altra, gli insulti, e quindi diciamo, sapete già che cosa vi toccherà, insomma. Quindi diciamo, adesso io cercherò di essere sempre un po', come dire, urticante, ma per farvi ricordare le cose, quindi non c'è nulla. Fatta questa necessaria cosa, questa presentazione è tutta sbagliata, cioè non c'è una sola cosa che va salvata, quindi è lunghissima, noiosissima e non dice nulla, Sebastiano. Cioè, anzitutto cominciamo dagli errori proprio più marchiani. C'è scritto una caterva di roba. Ah, se tu scrivi, partiamo dalla slide numero uno. Cominciamo, voglio dire, banalmente, vai, questa per... Se tu scrivi qualcosa sulle slide, e lo scopo per cui tu scrivi le slide è che vuoi che la gente le legga, che cacchio si legge? Cioè, hai scritto guerra e pace, capisci che ti voglio dire? Poi ci sono alcuni punti che è scritto in microscrittura giapponese, qualcuno sa che c'è scritto qui sopra. Cioè, è tutto sbagliato. Allora, tutta questa roba qui, ti hai presente che nelle slide, quando scrivi per ogni slide più di tre parole, significa che sei pesante. Qua va tutto cancellato e buttato via. Tenete presente che quando fate una presentazione, la presentazione che fate per il pitch, per l'investor pitch, non è fatta per essere poi inviata secret simpliciter all'investitore, perché quasi certamente lui non riuscirà a seguirla. Questa è una roba che lui mi può mandare in modo che io, leggendo, so che cosa dice, ma quella che tu fai quando presenti deve avere meno testo possibile. Meno testo c'è e meglio è, ok? Quindi qua è tutto sbagliato, perché è piena di testo. Poi una parte lunghissima di questa presentazione se ne va spiegando quello, se tu stai facendo un pitch degli investitori, stai spiegando quello che non un investitore, ma proprio una qualsiasi investitore, anche uno che lo fa dal primo giorno, conosce a memoria. Cioè, non mi venire a spiegare il crowdfunding, lo so che cos'è il crowdfunding. Ma hai spiegato la rava della fava del crowdfunding, non hai detto una sola cosa
che vagamente ha senso per me, cioè perché questo crowdfunding invece di qualsiasi altro crowdfunding? Non c'è un solo motivo, non mi hai dato un solo motivo per cui dovrei investire in voi. Cioè mi hai spiegato che cos'è il crowdfunding, non so se loro l'hanno capito, ma io lo sapevo, quindi non c'è bisogno. Cioè non mi spiegare quello che io so, cioè non mi venite a fare la teoria. No, voglio dire, dovete farvi sempre capire, quindi non assumete mai che la gente vi capisca. Però tu hai esordito benissimo, anzi hai esordito Maria Pia dicendo crowdfunding è il sistema col quale oggi è possibile finanziare iniziative senza passare per le banche dal COP. Fine, tutti l'hanno capito. Potevi aggiungere qualche altro se volevi, è possibile finanziarle e prendere delle equity o prendere delle reward o farsi dare dei prestiti, però dopo 2 secondi l'hanno capito, non mi spiegato tu. Dimmi che cosa c'è, perché Ops idea è figa e gli altri no. E quindi troppo, no, troppo stai spiegando il banale. Non c'è niente di parte nuova. In compenso dite un sacco di roba che potenzialmente allarma l'investitore perché significa soldi. Tipo, uno fa la cosa, applica l'idea e noi la supporteremo. Supporteremo, se traduco in italiano, significa che credo che voi siete in grado di validarla, fare la due diligence, ma anche di individuare degli investitori sul territorio che sono in grado di supportarli. Quindi significa, uno, due diligence è un'attività che viene fatta a mano, quindi è un potenziale ostacolo alla scalabilità, è un'attività che costa soldi. Se la gente comincia a proporvi delle idee assolutamente balzane, che è quello che accadrà, questa roba vi costa un sacco di soldi. Come cacchio fate a implementarla? Secondo, che contatti ci avete sul territorio per cui tutti i maggiorenti del Salento improvvisamente vengono da voi e vengono a fare questa roba? Per i vostri begli occhi chiari, oppure c'è qualche cosa di più figo? Tutta roba di cui, che è importantissima, ma che in questa presentazione manca. Non si cambia mai lo speaker, a meno che non siete bravissimi. Anche perché non si è spiegato per quale motivo avete cambiato lo speaker. L'effetto che fa è che, esattamente lo dicevo stamattina, una soluzione politica. Siamo noi due, un po' parla lui, un po' parla uno. No, se il consiglio è non cambiarlo, però non è una regola. Se lo cambi c'è un motivo, deve essere chiaro per quale motivo, non semplicemente ci stiamo passando la staffetta. Lo SWOT analysis non si mette mai per nessun motivo in nessun pitch del mondo, quindi togliete la propria velocità supersonica. Dopodiché hai spiegato, cioè tu hai detto 2 volte, deve essere legato al territorio, deve essere legato al territorio, io pensavo, ma perché deve essere legato al territorio? Me l'hai spiegato 3/4 d'ora dopo. Io ho fatto un grosso sforzo per stare attento, se no già dopo il primo, cioè io ho già staccato la capoccia alla prima slide, poi comincio a dire cose che non si capiscono perché, allora se tu fai un'affermazione forte, giusto o sbagliata che sia, non sto dicendo che sia giusto o sbagliata, però me la devi subito giustificare, non puoi darla per assunto, cioè tu mi hai spiegato il crowdfunding e poi mi stai dicendo il crowdfunding, la nave e la fava, i più forti del mondo sono Kickstarter, non hanno capito niente perché bisogna farlo dal territorio, lo fa perché, scusa, quindi fanno i stramiliardi, no? Dopodiché, ancora una volta, nella presentazione sui competitor c'era uscito, ma qui la Consob, in realtà questa roba di in Italia, non nel mondo, già la fanno in un sacco di cose. Smartica, che è social lending, già adesso dà ai suoi investitori il 5%, dove cacchio sta? E Smartica opera in Italia, non che si opera, anzi, ho capito che però è un tuo competitor, cioè. Eh no, te lo dico io che è tuo competitor, cioè se tu vuoi lanciare un progetto e vuoi aprire una pizzeria, ho capito che per te no, ma domanda a voi, volete aprire una pizzeria a taglio qui al centro, ok? E cercate dei soldi, Smartica vi permette di avere dei soldi a un tasso agevolato, più basso delle banche, presentando un vostro business plan, è un loro competitor? Secondo me ti rispondono sì, che me ne frega che non è crowdfunding, mi stanno a dare i soldi esattamente per il mio progetto, per quello che voglio fare. È social lending, quindi è un tuo competitor. Siamo soci, ti fa un mazzo così. Siamo soci, è la piattaforma in Italia dove tu piazzi il business plan. Esatto, dove cacchio stanno? È l'unica. No? You start con un modello completamente differente. Dove cacchio sta? Ah, capito, tu ti stai concentrando su quelli che c'è scritto proprio crowdfunding, società del coso, ma nel frattempo questa roba qui succede, la gente sta mangiando nel tuo piatto. Non puoi far finta che non esistano. Imparate uno script quando parlate, ovviamente è chiaro che stiamo facendo delle prove, però non potete mai dare l'impressione che stai dicendo, stai decidendo lì quello che dici, ok?
E poi mi è caduta la foto fondamentale, ma che vi serve? Mi hai fatto una presentazione, sono investitore? Vuoi dei soldi? Che ti saluto. Se vuoi dei soldi per fare cosa? Quando? Come? Perché? Che risultati ottieni? In quanto tempo? Dove cacchio sta questa parte? E poi andiamo all'ultima, la parte dei numeri. Se vuoi dei soldi da un investitore privato, ok? Questi numeri fanno scompisciare da ride, perché significa che io dovrò dare, li prendo tutti per buoni, ok? Secondo me non sono manco lontanamente vicini a vero, però prendendoli per i buoni ti servono 100.000 euro, una cosa del genere. Io ti do 100.000 euro per una roba che, se tutto va bene, e tutto va bene, il mondo grosso è il nostro business plan, no? Io ho fatti 500, non avessi mai preso uno, ok? Sempre cosa, sempre peggio. Se tutto va bene, fra 5 anni fai 500.000 euro di fatturato. 500.000 euro di fatturato significa zero. Ci paghi in Italia, tu fai di 500.000 euro, cosa lo devi lasciare, tutto il cazzo stanno i soldi. Ok, cioè voglio dire, sono finiti lì, no? Ok, significa zero. Non è una cosa che mi interessa, non è un business interessante per un investitore privato. Sono troppo bassi questi numeri, troppo alto il rischio, no business year. Ok? Figo, grazie. Grazie. Sono uscito così anch'io al primo pitch di Augusto, non vi preoccupate. No, sono andati straordinariamente bene. Non hanno preso manco un insulto. No, in genere si prendono gli insulti più gravi. Buonasera a tutti, io mi chiamo Fabio Fabrizio, sono referente. Okay. Quando vuoi? Hai 5 minuti, Sono Fabio Fabrizio, sono referente della spin-off dell'Università del Salento Earth, e nell'acronimo, come potete vedere, Environment, Archaeology, Research, Topography and Heritage. Dunque, noi siamo una spin-off che si occupa a 360 gradi di beni culturali, cercando di dare un taglio differente a quello che è appunto l'aspetto dei nostri competitor sul territorio. Ci occupiamo di scavo archeologico, archeologia preventiva, abbiamo diviso in 4 macro aree, diagnostica e quindi fisica applicata ai beni culturali e riqualificazione dei centri storici. Che cosa offriamo? Quindi offriamo un tipo di servizi che appunto va dall'archeologia preventiva, come avete letto, quindi tutto ciò che ha a che fare con lo studio del nostro territorio in questo caso, ma lavoriamo anche a livello nazionale, quindi lavoriamo anche nel Lazio, nell'Abruzzo e lì dove è necessario intervenire sotto l'aspetto appunto dei beni culturali. Questi che vedete, le slide che vedete alle mie spalle, sono scavi effettuati dal laboratorio di topografia antica al quale noi afferiamo e dal quale stiamo cercando appunto di spin-offarci, quindi dal distaccarci per entrare sul mercato e iniziare a diventare una società che possa rispondere a quelle che sono le esigenze territoriali, in questo caso soprattutto di enti pubblici e privati. Cerchiamo di differenziarci dai competitors che sono differenti sul territorio come? Con un aspetto prettamente scientifico e tecnologico, in questo caso la fisica applicata ai beni culturali e quindi anche la diagnostica. Come? Con tutta una serie di tecnologie che in realtà molti non offrono. In questo caso abbiamo una serie di esempi di tecnologie quali spettrofotometro, termocamere, tecnologie Raman, che sono appunto delle tecnologie che vengono utilizzate settorialmente, cioè noi offriamo un servizio a 360 gradi che in realtà in altri casi viene offerto da più realtà separate. Un committente chiederebbe a più operatori di intervenire su un loro bene, noi invece offriamo tutte queste queste nostre competenze in un unico pacchetto, appunto Earth SRL. Andiamo avanti con la riqualificazione dei centri storici, è un lavoro su cui noi stiamo già operando da diversi mesi, stiamo lavorando in questo caso nel territorio salentino su riqualificazioni di centri urbani quali appunto il comune di Ugento e la frazione di Gemini, dove un'amministrazione comunale particolarmente illuminata ha pensato di appunto inserire il proprio borgo, cioè Gemini, in un contesto nazionale che si chiama Borghi Vivi e ha
si è esposta a livello nazionale per poi chiedere al laboratorio di topografia antica e quindi noi ricercatori che ci lavorano di lavorare per una riqualificazione del centro storico di Gemini. Questo noi lo offriamo anche come società Earth SRL, quindi lavoriamo lavorando sulla conoscenza, sulla valorizzazione e sulla tutela dei centri storici a livello locale ma anche a livello nazionale. Questi sono soltanto alcuni degli esempi che noi abbiamo ritrovato sul territorio tipo salentino. In questo caso, come potete vedere alle mie spalle, sono tutti quanti archi di volta che sono stati completamente deturpati nel corso degli ultimi anni nei centri nostri salentini. Come potete vedere sono tutte situazioni che poi noi andiamo a elencare ad un'amministrazione comunale per un lavoro di riqualificazione del territorio. Andando avanti ci occupiamo di archeologia preventiva e questo è uno degli aspetti fondamentali sul nostro territorio. Archeologia preventiva, in questo caso effettuiamo voli di archeologia aerea, quindi fotografie aeree, fotosatellitari, indagini appunto aeree, ricognizione di superficie, studi sul territorio, rilievo. Facciamo restituzioni fotogrammetriche, lavoriamo moltissimo sull'archeologia preventiva, in questo caso e nel tavoliere sorveglianze archeologiche sul territorio del Foggiano per una grande centrale elettrica, come si può vedere in questo caso. Questi sono scavi archeologici clandestini nel territorio del Tavoliere delle Puglie, quindi lavoriamo anche per la prevenzione dei tombaroli a livello archeologico, questo sono io. A proposito di tombaroli. Il mio dottorato di ricerca. Sì. Questi sono i risultati che noi otteniamo con i voli aerei. Facciamo restituzione di georeferenziazioni del territorio per vedere come un territorio è cambiato nel corso degli ultimi anni. Vado a chiudere. La nostra mission è quello di offrire un servizio al territorio, quindi amministrazioni pubbliche o enti privati, che sia quanto più omogenea possibile e corrispondente a 360 gradi a tutte alle esigenze di un ente. La vision è quello di sensibilizzare il più possibile amministrazioni pubbliche soprattutto, ma anche enti privati, a richiedere un prodotto, comunque una consulenza a esperti del settore. Il punto di forza principale è il fatto di avere delle tecnologie scientifiche e tecnologiche. Quello che vedete alle mie spalle è il sistema informativo territoriale, una banca dati che è di proprietà del laboratorio di topografia antica dove noi lavoriamo, dove ci sono centinaia di migliaia di dati del settore culturale e archeologico da cui noi possiamo attingere per elaborazione di cartografie, per elaborare anche piani regolatori. Punti di debolezza, competitors che ci sono sul territorio, dalle quali però ritengo che riusciamo a differenziarci del tutto. Grazie. Sempre io? Vabbè, se decido di farmi fare la figura antipatico. Ah, Fabio, questo è un altro esempio di presentazione dove non c'è questo da salvare. Questa era la presentazione del gruppo e non sapevo che presentare esatto, il progetto. Però... Io faccio la valutazione, lascia stare. Così è sbagliata, cioè prima hanno sbagliato per un senso, lui ne ha fatta un'altra sbagliata, poi che non c'entrava niente per il costo e un'altra cosa. Per 200 miliardi di motivi, no? Cominciamo. Prezzi lo si usa solo se lo sapete usare, perché alla 72esima cambio, ho sentito lui che cominciava a vomitare dietro, quello c'è avuto un mal di mare. Cioè, usate Prezzi solo se lo sapete usare, altrimenti no. Chiaro? Ancora una volta preparatevi quando farete delle presentazioni reali, adesso al di là delle esercitazioni che stiamo facendo oggi, ricordatevi sempre che voi lo sapete precisamente quello che dite. Darete sempre l'impressione, non parlerete come un libro stampato, un errore gravissimo. Tutti lo sapranno che voi lo sapete a memoria, ma darete sempre l'impressione che lo state parlando lì sul posto, no? Però non fate presentazioni in cui è chiaro che non c'è uno script dietro. Lui
se riceviamo di nuovo 360 gradi, mi alzavo in piedi e gli rompevo, l'ha detto 732 volte. Salve, sono Fabio a 360 gradi, noi siamo a 360 gradi sulla prossima sessione, nel frattempo cambiamo le slide, no? Voglio dire, è assolutamente diabolico. Dopodiché, facciamo un esempio, lui è partito già col piede sbagliato, vai alla prima slide, Fabio. Vi faccio vedere, scusate, voi dovreste fare un esperimento che magari non so se Salvatore ve lo farà fare. Un giorno organizzate e fare dei pitch, e mano a mano che uno fa il pitch, gli altri fanno finta di essere degli investitori. Vedrete che al quarto pitch, appena uno fa una cosa, già non ce la fate più, no? Perché è difficilissimo rimanere concentrati. Che è successo? Sta caricando il trading. Infatti di là ce l'abbiamo caricato ogni 4 secondi. Okay. Cioè, comunque, insomma, questa presentazione è partita già col piede sbagliato, perché lui parte dicendo, salve, sono Fabio, scusami, però non me la ricordo se devo dirla. Sì, sì, esatto, sostanzialmente ci chiamiamo Hart, che è il, come potete vedere, c'è una cosa scritta che, cioè magari sono, qualcuno ha letto che significava, come potete vedere che, se uno c'ha il binocolo, e poi ci ha fatto la supercazzola, perché l'ha fatto, no? Salve, lanciala. Hart, che significa che non era come se fosse Santani, e è andato avanti, che cazzo ha detto? Cioè, no, voglio dire, tutto quello che dici si deve sempre sentire, ok? Se tu parli è perché quello che, se tu scrivi è perché vuoi che la gente legga, se tu parli vuoi che l'ultimo vecchietto di 93 anni laggiù capisca, non mi fa la supercazzo, che cacchio lo so che stai facendo, vai. Dopodiché, hai parlato dello scavo archeologico, ma in realtà, siccome ti sei mosso con le cose, sembrava che stessi parlando di archeologia preventiva. Quanti di voi sanno che cos'è l'archeologia preventiva? Allora, mentre quando si parla di, pensa all'obiezione che ho fatto prima, lui dice, Augusto, ma che fai? Mi dici una cosa e poi dice, loro prima ci hanno fatto una cosa in cui parlavano degli investitori e ci hanno spiegato la rava e la fava del crowdfunding, ma un investitore fa di mestiere l'investitore. Archeologia preventiva, ho il sospetto che potrebbe, io pensavo, faccio, che succede? Che io vado a fotografare la strada, il palazzo oggi, intanto fra 2000 anni è preventivo, no? Cioè, non riuscivo a capire che cosa fosse, quindi aggiungi un po' di dettagli quando ti accorgi che stai su una cosa che non è mainstream, insomma, no, senza dare dettagli, basta semplicemente dire che cosa significa. Dopodiché io non ho capito che cosa fate, cioè lo intuisco, no? Però fate 8 miliardi di cose, perché fate i piani regolatori, a quelli li aiutiamo a fare i piani regolatori, a quell'altro li facciamo la ristrutturazione urbana, lì facciamo la riqualificazione urbana, lì facciamo gli scavi archeologici, dall'altra parte facciamo la roba preventiva, a quelli dell'Enel, è un sacco di roba. Allora, diciamo, mi sembra un progetto che dal punto di vista di un investitore privato è veramente poco interessante. Io do il mio punto di vista, ovviamente, perché è un sacco di roba, sono tutti servizi, quindi è una roba che richiede sempre il tuo, cioè serve che tu vai lì e guardi, è difficile che scala, no? Esatto, sostanzialmente, quindi è difficile. Quindi la mia domanda che mi sono fatta è, ma che fate? A un certo punto, perché erano 750 cose, l'effetto finale era che era difficile dal mio punto di vista, che è ovviamente un punto di vista profano, però riuscire a vedere il filo conduttore fra archeologia preventiva, scavi sul territorio e diagnostica, piani regolatori, cioè non è che sia proprio così semplice, mi sembra un sacco di roba. Un sacco di roba significa che poi, andiamo sul pratico, significa che è difficile farla, perché quando ti muovi al di là di un territorio che ha magari l'interesse a collaborare con l'università e così via, è difficile esportarla, perché tu capisci che fare marketing per i piani regolatori e fare marketing per l'archeologia preventiva non è che sia proprio la stessa cosa, se devi convincere clienti differenti. Le slide molte sono senza senso, nel senso che cioè questa sì, la posso capire, mi piace molto, però ne fate vedere 382.000. Vabbè, ripeto, perché la presentazione del gruppo non è un progetto di... Esatto, non si è parlato tantissimo del gruppo, ma non si parla mai del team. Cioè, capisci? Tu mi stai facendo una presentazione, lascia stare che io sono un investitore privato. Sono una persona semplicemente interessata a sapere chi siete. Magari sono il sindaco del paese Ciccio qui davanti, no? Ma che cacchio ci sta a chiedere a questa roba? Non si parla mai del team, né delle cose. Intuisco che è gente dell'università, ma chi siete? Il famiglio, il bidello e te, oppure c'è dietro? Capito che ti voglio dire? E non c'è il team, non c'è nessuna richiesta dal punto di mio vista, no? Che mi sta a chiedere? So, ancora una volta, sì. Chiedetemi i soldi, spiegatemi a che cosa servono per raggiungere quali obiettivi, entro quanto tempo, spendendoli dove.
te esci fuori, ci stanno un sacco di competitor sul territorio, ma io penso che siamo meglio, pure io, no, e ce ne, ce ne andiamo, cioè, che cacchio so, almeno fammi vedere. Anche io alla fine, devo chiudere in qualche maniera. Ok? Cioè, è un po' difficile perché ovviamente questa non è una presentazione da investitori, quindi io l'ho scommentata da investitore. È una presentazione che gira di là nello stand, esatto, quindi parla da sé, anzi esatto. Va in automatico. Va. Esatto. Però ne ho approfittato per dire alcune cose che dovete sempre avere in una presentazione. Ricordate stamattina dicevo team, sì. Non è possibile fare una presentazione a un investitore in cui non c'è una grande importanza nel team. E ricordatevi, ne approfitto, non si applica a Fabio, che nel team si deve capire bene perché il team è il team giusto per fare quella cosa che state dicendo. Sì. Facciamo un esempio pratico. Evitate, perché come mi succede spessissimo, team, che cosa facciamo? Facciamo un software, un'app che ci permette di entrare a bere la birra gratis nei pub. Siamo Augusto, laurea in ingegneria elettronica, massimo numero di voti. Fabio, laurea in archeologia allo Yale. Chi se ne frega? Fai l'applicazione per pub perché quello è il vostro team. Magari è più importante dire sì, sono Augusto e Fabio, abbiamo due lauree, però Fabio ha lavorato 3 anni in un pub e io fabbrico birra, questo è interessante. Non mi venite a dire i vostri titoli accademici, perché i vostri titoli accademici io vi voglio bene, ma non contano niente, perché oltre a voi c'è sta l'Università di Bari, di Foggia, della Calabria, di Roma, Yale, Harvard, ed è pieno di gente che ha lauree strafighe, quindi non è che questo vi connota in qualche modo. Quindi evitate di perdere tempo su quella roba lì e diteci perché siete rilevanti. Se non siete rilevanti, particolarmente dite, siamo un team di 4 ragazzi, 2 hanno brillantemente laureati in economia e 2 in ingegneria, per dire una stupidaggine, e andate rapidamente. Ok? Il team, ricordate che è molto importante, quindi fateci capire perché quel team, che so, loro mi hanno riempito tutta una storia sul calcio, non mi dite che siete ingegneri, ditemi che cacchio ne so. Abbiamo giocato calcio dilettantistico per 3 anni, io per 2 anni ho fatto il galoppino dentro una società, figo, capito? Che sanno di che stanno parlando, è chiaro? Per fare un esempio, scusate, ho usato voi. Grazie Fabio. Grazie a lei. Si traccia da solo. Ma poi loro non avrebbero dovuto dire se hanno bisogno di soldi per fare. Infatti, io ho detto, esatto. Perso lì, perché se c'hanno tutto. Quindi servono. Allora, mi chiamo Berta Lanivan e sono co-founder di Mappiamo. Scusa. Ci siamo? Può ripartire capo, scusa. Grazie. Scusate. Sono l'ideatore di Mappiamo, che è un progetto di un CMS che tratta i dati geolocalizzati, gli open data e quel che riguarda i microformati. Ora cercherò di spiegarvi in maniera semplice cosa facciamo. Tolgo questa. Ah, ecco, va via da solo. Allora, la nostra vision è quella di dare l'opportunità a chiunque di sfruttare questi dati nel loro sito e produrli oppure scambiarli con gli altri siti simili oppure con gli argomenti confacenti. Come operiamo? Il CMS in sé consente l'utilizzo di questi dati particolarmente complicati per chi non è del mestiere e lo standardizza, lo rende relativamente semplice e pesca i dati semplicemente dall'utilizzo. Pertanto voi quando inserite una fotografia che è stata scattata con il telefonino avendo già registrato la posizione
noi siamo in grado di recuperare questi dati e mostrarli direttamente senza che voi dobbiate cervellarvi e capire dove è stata scattata la fotografia. Così altrettanto siamo in grado di offrire l'opportunità di creare un percorso tra due punti e creare un interesse relativo ai punti, insomma, immaginandolo in un progetto turistico locale. Il sistema consente la gestione automatizzata dei microformati che per la maggior parte di noi è una novità ed è relativa al fatto di marcare i contenuti in modo che il sistema sia in grado di individuarlo tra mille altri testi che noi siamo in grado di pubblicare. A cosa può servire un sistema del genere? A qualunque progetto di servizi localizzati, pertanto per creare delle piccole smart communities oppure arrivare a creare quelli che sono i contenitori o creare dei link ad open data da applicare nel settore turistico immobiliare oppure nella raccolta degli stessi dati tramite il crowdsourcing. Chi sono i concorrenti? I concorrenti li abbiamo individuato in alcuni settori come può essere quello del closed source, pertanto prodotti creati con la licenza chiusa, pertanto come Flex CMP che ha nei nostri confronti ha lo svantaggio di costare 25.000 euro all'installazione, geocms.it altrettanto closed source, oppure tra gli open source che è come difetto sempre relativo alla nostra idea, ha la difficoltà di configurazione dei vari server di cui che gli permette il funzionamento, come può essere USAID, Plone e Cartaro, che insomma sono uno dei più interessanti. Come concorrenza indiretta abbiamo individuato uno dei tanti, che è Cicerus, una startup pugliese, salentina, la quale tratta i dati in maniera bicata e li distribuisce agli interessati attraverso le API. Come funziona Mappiamo? Mappiamo tratta alcune tipologie di dati. Come parlavamo prima, come presentavo prima, tramite microformati si possono definire i contenuti. Per cui in base a quello che si inserisce noi sappiamo se è un hotel, una fotografia, una piazza o quello che sia. Pertanto non abbiamo la classica classificazione per categorie come potrebbe succedere in WordPress o altri CMS tradizionali. Da questo deriva anche la realizzazione, la gestione dei prodotti che in pratica ci permette di geolocalizzare un qualunque prodotto che voi intendete inserire. Per farvi un esempio semplice, la camera di un albergo o il menu di un ristorante, oppure nel caso dei colleghi un ombrellone di una spiaggia. Pertanto noi saremo in grado di pescare i loro dati e mostrarli sulla mappa. Grazie per la segnalazione. Altrettanto siamo in grado di gestire gli eventi, pertanto la temporizzazione della presenza di un dato sulla mappa. Gli utenti sono suddivisi in varie categorie in maniera da poter differenziare l'accesso alla piattaforma. La fonte di guadagno possiamo suddividerlo in quattro categorie, cioè l'installazione del prodotto, del CMS, la vendita dei dati, il web data, la creazione di progetti per le startup nel caso in cui alcune startup desiderassero avere il supporto diretto e il dev store dove i sviluppatori potrebbero trovare spazio per proporre i loro componenti, plugin di cui possono allargarsi, cioè insomma di cui Mappiamo potrebbe diventare utilizzatore. La fase di sviluppo sono relative al coding, alla documentazione, alla formazione, pertanto la formazione di altri nostri utilizzatori. La diffusione la prevediamo attraverso il software as a service oppure open source e alla fine la costruzione del network peer-to-peer della condivisione dei dati per poter sfruttare appieno il link ad open data.
Il team è composto da un avvocato, uno sviluppatore e io che mi occupo di marketing. Come dicevamo, per quanto riguarda il finanziamento, abbiamo fatto spannometricamente dei conti, i quali dovrebbero essere verificati in questo momento, e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Sempre io? Se n'è andato? Ok, allora, diciamo, scusa, Walter? Berti, diciamo. Ok, abbiamo visto la presentazione di Berti e anche qua, diciamo, non va bene dal punto di vista, per tanti motivi, Berti. Cominciamo da quello più evidente, che penso avrete notato tutti quanti. A Berti gli deve essere morto il gatto stamattina. Cioè, quando presentate a un progetto, voi siete il ritratto della felicità. Cacchio, state presentando il progetto più figo del mondo, finalmente vi danno la possibilità di presentarlo davanti a degli investitori che appena finite di parlare, ultimamente zompano in aria e faranno cacchio, voglio investire io, e voi cambierete la vostra vita, la vita dei vostri dipendenti e anche della società, che renderete il posto migliore. Non potete stare lì, salve, sono Berti, ma piano, ora ve lo faccio vedere. Che cacchio, no? È importante che voi trasmettiate la passione che sentite nel vostro progetto, ok? È fondamentale. Poi, io non ho veramente capito per quale cacchio di motivo io non debbo usare OpenStreetMap, che è OpenStreetMap che fa tutta questa roba all'ennesima potenza, qui non se ne parla proprio, quindi... Ed è oggi il progetto, diciamo così, c'è segnalato dalla Comunità Europea che fa sta roba qui. Lo conosci? Quanti dei presenti conosce OpenStreetMap? Però io faccio questo di mestiere. Fantastico. No, sono d'accordo. Dato che sono uno dei pochi mappatori a Lecce, la questione la conosco, perché siamo in tre. L'unico motivo per cui non ho parlato di OpenStreetMap, per quanto utilizziamo il database di OpenStreetMap. Esatto, perché OpenStreetMap in ODBL con la licenza però ODBL. Però tende ad essere un tuo coso, quindi diciamo una versione. Tutta la presentazione l'ho vista, figo, interessante, però... Perché non devo usare Mappiamo e non OpenStreetMap? Posso aggiungere anche un altro. A differenza degli utenti che possono mancare, OpenStreetMap non consente la gestione dei prodotti. Not yet. Va bene, not yet. Quello che facciamo domani, io domani potrei non esserci. Esatto, però scusate, qui però è un punto fondamentale, Berti. Cioè, ora non c'è tempo di spiegarlo a lungo. Sì. Non dico che si applica con te, però si applica quasi sempre. Moltissime volte, quando si vedono le presentazioni, un errore che fanno le startup, quando fanno l'analisi dei competitor, più o meno è fatta in questa maniera. Allora, noi facciamo... gestiamo gli utenti, gestiamo i locali e siamo multilingua e e a colori e gli altri no. E tu fai, alzi la mano e fai, scusa, ma voi ci siete già tutta questa roba? No, noi siamo tutta questa roba, se tu ci dai 500.000 per farla, per svilupparla, faccio e gli altri? E gli altri non lo sanno, ma che ne sai tu? Cioè, che ne sapete di qual è la roadmap degli altri prodotti? Cioè, l'errore che si fa spesso è quello di pensare che io, se io vedo 500.000, voi mi dite qual è il vostro prodotto fra 6 mesi, mentre gli altri, secondo voi, stanno al mare, no? Gli altri stanno sviluppando le stesse cose, più o meno. Allora, cercate sempre di capire cosa veramente vi differenzia rispetto alla concorrenza. Per esempio, nel caso lì del crowdfunding di prima, l'unica cosa che secondo me hanno azzeccato è: noi siamo super territoriali. Fantastico, gli altri non sono territoriali, magari lo vorranno diventare, ma questa cosa oggi è obiettiva, è difficile che gli altri domani mattina decidano. Non parlateci di funzionalità, perché le funzionalità spesso sono in corso di sviluppo nelle altre aziende, voi non conoscete i roadmap, quindi non sapete se domani mattina escono con quella nuova funzionalità. Non sto dicendo che vale sicuramente per te, sì, però è una riflessione. Probabilmente una cosa non sono stato capace a trasmettere, il nostro è un CMS. Sì, beh, l'ha detto con chiarezza, però... Però l'OpenStreetMap non posso installarlo, purtroppo, o meglio, potrei anche installarlo, però per farlo ho bisogno di qualcuno comunque di competenza. Lasciamo stare questa cosa, che altrimenti è troppo tecnica e andiamo sul resto. Mi piace. Alcune cose invece che si capiscono dal punto di vista dell'investitore insospettiscono subito. Una delle cose che insospettisce subito è questa roba qui sopra. Quando io leggo org, come investitore privato, ti cominciano a suonare tutti gli allarmi. Org è tipicamente associato a iniziative buone, etiche, cambiamo il mondo e così via, ma io voglio fare i soldi.
ok? Quindi cercate di prendervi un punto gomma, un punto qualche cosa che già mi dà l'impressione figo, ok? Voglio dire. Poi, anche qui c'è un sacco di parole, quindi diciamo lo stesso errore che dicevamo prima. Non puoi dire che gli altri hanno lo svantaggio che costano 25.000 euro. È proprio sbagliato, proprio il messaggio che stai dando, ok? Un errore che viene fatto spesso, ancora una volta non sto dicendo che sia stato fatto qui perché lui questa cosa non l'ha detta, è che noi vediamo delle presentazioni in cui qualcuno dice guarda, c'ho un prodotto strafigo, Augusto guarda, una figata pazzesca, i clienti si stanno strappando i capelli, ah dacci questo prodotto, dacci questo prodotto, fantastico, è il vantaggio competitivo, costa di meno degli altri. Come costa di meno degli altri? È fighissimo, ce l'avete soltanto voi, gli altri costerà di più degli altri. Quando dite costa meno degli altri, l'investitore capisce che non avete un vantaggio competitivo. È chiaro? Perché qualsiasi vietnamita costa meno di voi e vi fa un mazzo così. Quindi costare meno degli altri non è un vantaggio competitivo. Mai, a meno che non siate in grado di dimostrare, ma molto bene, che voi avete dei margini talmente pazzeschi che gli altri non se li possono permettere. Se la media del mercato di un prodotto è 100 euro, il vostro non può costare 50. Quasi certamente state trascurando delle cose. Ogni volta che ci mettiamo a vedere queste cose con delle start-up, ci accorgiamo che non hanno capito bene quanto bisogna spendere di marketing, non hanno capito quanto costa svilupparlo e così via. Quindi quello è un messaggio sbagliato. Se quello costa 25.000 euro, beh, forse c'è qualcuno che è interessato a pagare 25.000 euro questa roba. Sì, è un prodotto allora destinato alle pubbliche amministrazioni. Puoi dire allora che è differente il tuo marketing. Ah, può dire, torniamo alla slide dove parli di questa roba, allora tu avresti potuto dire una cosa differente, dov'era? Costo elevato. Questa roba qui ha un costo elevato, ma invece di presentarla così, tu avresti potuto dire questa roba qui non è adatta alle pubbliche amministrazioni, perché è stata pensata per aziende che possono permettersi dei costi che non sono compatibili con quelle. Siccome noi siamo invece targetizzati, allora ha senso. Mi stai raccontando una storia, ma non vuol dire che questo costa di più. Vabbè, gli indiretti Ciceros è la startup di un ragazzo di qui vicino che si chiama Daniele Cassini, un ragazzo strafigo, bravissimi, sono bravissimi, però qua per indiretto tu intendi dire tutta gente che dà le stesse informazioni, cioè quindi anche che ne so, Expedia è un tuo concorrente indiretto, lì Tour & Go, che di cui parlavamo prima con loro, sono un tuo, cioè indiretto è qualsiasi, è tutto il mondo, insomma, no? Che però in qualche modo tu devi rispondermi alla domanda per quale motivo non vado da loro e vado su queste. Non mi è assolutamente chiaro come fate l'acquisizione dei dati, cioè ho capito che la gente si, cioè scusa lo so, però non l'hai detto. Vado su dati.piemonte.it. Ok, però diciamo, ma tu stai dando però un livello di dettaglio molto alto, Alberti, cioè non mi sai di che semplicemente, anche perché poi questi dati vanno formattati, preparati e così via, quel livello di formattato, cioè il problema di questa roba qui non è mai l'acquisizione dei dati raw, in parte anche quella, e poi tutto il lavoro che devi fare per diciamo prepararli affinché siano utilizzabili. Questa roba qui, non sto dicendo che nella tua startup sarà sicuramente fatta, ma nella presentazione questa roba non c'è. Manca, sì. Ok? È un aspetto tecnico però, diciamo, grave, una mancanza grave. Poi andiamo avanti per far vedere sempre alcune cose che si vedono. Vai avanti, qui c'è scritto un sacco di roba. Qui il business era troppa roba. Allora, uno degli errori che, diciamo, quando si vedono queste cose, a parte il fatto che tu stai chiedendo una caterva di soldi, se capisco bene, che sono i soldi che mi stai chiedendo? Quelli sono previsioni di ricavo, a dirlo. Ah, sono previsioni di ricavo, sono previsioni di spesa, quindi sì. Non sono di allora, spesa. Quanti soldi servono? Valutavo il 10%. Ho capito, ma non ci hai detto. Non lo so. Ok, ancora una volta, la terza presentazione che vedo... Troppo e ho visto il segnale. Chiedete i soldi. Dei tempi. La presentazione è così. Salve, sono Augusto Coppola, vi presento Mappiamo, una soluzione che cambierà il mondo, per la quale vi chiediamo 10 milioni perché ne faremo 100. Oh, figo! No, tutti quanti... chiedete i soldi, fatecelo sapere quanto state chiedendo. Mi servono 5 milioni per un piano di 12 mesi che mi permetterà di spenderne 30% nel marketing, 40% nello sviluppo e il 20%. Andremo in 4 paesi e al termine dei 12 mesi ci avremo 500 utenti, un fatturato di 400.000 euro, 14 contratti, così figo. Qua non si è capito niente, io avevo capito, pensavo addirittura che fossero soldi che mi stai chiedendo. Vai avanti. Qua, no, dove finisce? Qui per esempio si vede un classico errore, questo. Mi state chiedendo i soldi?
Cioè, voi mi state chiedendo, lui probabilmente mi sta chiedendo mezzo milione. E lui mi sta chiedendo mezzo milione dicendo, poi mi fai il cavolo del piacere che quando mi scrivi ad info. Perché sono, perché non scrivo ad info? Io voglio sapere come te le chiami, come... qua ci deve essere scritto bertalanivan.slash, numero di telefono, guarda mia moglie va a fare la spesa lì, te devo dare mezzo milione, come vuoi scrivere? Scrivi a info, info si mette quando metti la brochure lì fuori, ma quando parlate a un investitore, col cavolo che scrivi a info, lo scrivi a me. Chiaro, non scrivete mai, scrivi ad info. Ci siamo? Erroneamente il nome è cliccabile. Sì, 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 vabbè, è figo. aspetta, che ho visto? C'era un'altra cosa che ho visto, che però me la sono scordata. Ho scritto questa spazio on. Sicuramente su questa pagina qua. Non so, scusa, ho scritto talmente veloce l'appunto che non riesco a leggerlo. Vabbè. L'appunto è? È spazio onf, ho scritto, non so che cosa significa. Ok, nel caso di Ivan abbiamo visto ancora una volta... Ah, scusate, l'ultima cosa. Mi spiace Ivan, io so che a te ti piace moltissimo. Queste slide sono bruttissime. Ok? Cioè non potete presentare... Oggi, nel 2013, c'è gente che fa delle slide e tu le guardi... Ah, bello, figo. Non mi presentate roba anni 80. Ci siamo? Non è proprio, non si può fare, non esiste. Lui sta a fare una presentazione da super geek, cioè di quelli che vanno lì, smanettano e così via, deve presentare delle slide da slide. Di lui mi sta chiedendo mezzo milione, quindi sa come si fa design, sa come si fanno a renderle carine, belle, non si fanno tutte queste schifezze, tutte queste cose, no, voglio dire, fumetti. È chiaro? Le slide, ogni cosa che fate quando parlate con gli investitori, agli investitori gli dà una sensazione di come gestirete i suoi soldi. Ricordatevi, importantissimo, va di moda adesso, non so se qualcuno vi è stato detto anche qui, qualcuno dice, una volta ha detto, se il tuo primo prodotto, la prima versione del tuo prodotto non ti imbarazza, significa che ci hai messo troppo a andare in produzione, cioè va di moda, e questa cosa è stata tradotta in italiano, e fai le cose che fanno schifo perché è così importante andare veloci. Non è così. Il senso di quella frase è fai una roba perfetta, perfetta, ma magari una sola, una stupidaggine. Uno dice, vabbè, ho capito che è perfetta, falla pure essere imperfetta, è una pagina bianca. Una cosa deve essere fatta, o fatele poche, ma fatele perfette. È chiaro, soprattutto quando chiedete soldi agli investitori. Vi sembrerà impossibile, voi non avete fatto questo esercizio, Salvatore l'ha fatto, probabilmente se lo ricorda. Dopo un po' che uno fa il mestiere mio, si accorge se, che ne so, se la virgola, hai messo la virgola invece del punto, tutte robe che danno una sensazione, una percezione di quanta cura ci mettete a fare le cose. E in particolare una cosa così importante come chiedere i soldi. Quando chiedete i soldi, tutto deve essere perfetto. Non ci deve essere errori di italiano, errori di inglese, le slide devono essere assolutamente piacevoli. È chiaro? Grazie. Grazie a te. Grazie. Facciamo un'altra presentazione, sì. Se vanno veloci. Abbiamo tempo per una sola presentazione. Io do la presentazione. Una sola. Se no posso rispondere, facciamo una sessione di question and answer, come volete. Oppure una sessione di domande e risposta, come volete voi. Più che altro perché lui alle 5:30 deve per forza andare via, che c'è una navetta giù che l'aspetta. Allora, facciamo una cosa, vi do qualche consiglio su come si fa un pitch, ok? Pratico. Allora, quando fate un pitch, cioè, allora scusate, anzitutto cominciamo a chiarire, la parola pitch adesso va tanto di moda, ma lo sapete che significa? In inglese il pitch è questo. Cacchio, che succede? È una botta, quindi questa cosa ricordatela sempre, il pitch è una roba secca, molto veloce, che sveglia l'audience. Allora, quando si fa un pitch, lasciate stare quando fate una presentazione di 2 ore, quando si fa un pitch dura 4 minuti, 5 minuti, 6 minuti, io lo faccio durare 7 perché sono bravo, dopo non è alluvionale. Alcune regole. Una, i vostri piedi stanno fermi, non si muovono mai. È chiaro? I piedi fermi, quindi trovate un punto che vi piace e vi sparate sui piedi e non li muovete più. Piedi fermi non significa che dovete stare così come se vi hanno messo un bastone. Siete, non siete rigidi, state a vostro agio. È chiaro? Quindi siete abbastanza flessibili. Mentre parlate, guardate l'audience e la guardate tutta. Non so se avete mai visto quando parla il Presidente degli Stati Uniti,
se ci fate caso, lui comincia sempre a parlare, salve, oggi ho pensato che... E guarda prima lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda laggiù, guarda qui, guarda lì, guarda qua, 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 arriva qua e ritorna indietro. In continuazione, dovete ingaggiare con i vostri occhi tutta l'audience, ok? È importantissimo. L'altra cosa, le mani stanno qua, e sta, il braccio stanno qui e le mani stanno davanti a voi, è tardi, e le mani stanno davanti a voi e danno enfasi a quello che dite. Quindi mentre parlate cercate di guardare tutti, i piedi stanno fermi, siete assolutamente tranquilli, rilassati, ingaggiate l'audience, le mani stanno qui davanti e danno enfasi a ciò che dite. Contate, evitate di fare gli italiani qua e così via. La bocca sorride sempre, voi siete contenti, state presentando e siete felicissimi di aver finalmente, da anni che cercavate questa opportunità e siete contenti di averla. E tutto il pubblico sarà contento perché sta raccontando una roba fighissima, ok? L'altra cosa importante, diciamo, come si dice, le mani, le cose, bocca, gli occhi, la mi sto dimenticando, la voce deve essere forte, forte e chiara. Il vecchio di 100 anni alla 73esima fila vi deve sentire con chiarezza. La voce cambia il tono, non è forte, non significa che dovete strillare. Tenete presente che ogni volta che parlate con un tono monocorde, alto, basso e indipendente, purtroppo la percezione che date è di persone poco flessibili. Quindi il tono della voce cambia per dare enfasi, per sottolineare alcuni passaggi. E diciamo inoltre, e comunque non parlate mai a bassa voce, perché parlare a bassa voce dà il segnale che non vi sentite sicuri. È chiaro? Le slide non si leggono mai per nessun motivo al mondo. Le slide non stanno lì per voi, stanno lì per l'audience. L'unica eccezione è quando volete fare un po' le cose teatrali, potreste dire, no? Come potete vedere in questo punto, ma voi lo sapete che c'è scritto, stai semplicemente facendo girare l'attenzione su un punto particolare delle slide. Voi non le leggete mai le slide. Voi lo sapete perfettamente cosa c'è scritto nelle slide, anzi, no, cosa c'è scritto, cosa è rappresentato, perché sulle slide c'è scritto pochissimo. Meno scrivete e meglio è. Tipicamente una slide perfetta è fatta da un titolo, una figura, e la figura deve avere connessione con quello che sto dicendo, ovviamente. No? Vediamo le figure, no? E sotto quella che si chiama una takeaway line, cioè il messaggio che volete che venga colto. Facciamo un esempio. Analisi competitiva. Un grafico nel quale si vedono i competitor tutti qua e voi che state qua. E sotto la frase vantaggio competitivo è di natura tecnologica. Quando cambiate la slide, chi la legge dice ok, adesso mi parlerà dell'analisi competitiva. Guarda il grafico, in un colpo solo capisce quali sono i competitor, dove stanno rispetto a voi, estrae qual è l'informazione chiave che volete dare e smette di leggere le slide, comincia a guardare voi, che è importante. Ogni volta che mentre state facendo un pitch vi accorgete che le persone leggono le slide, significa che non state lavorando bene. Le persone non devono guardare le slide, devono sentire voi. È chiaro? Poi ci sono altri cosi, ma sarà materia per l'altra volta. Ciao. Aiuto. Prima di andare via, vi invito ad una mezz'oretta di intervento nella sala accanto, dove parleremo delle iniziative che sono come quella di The Cube, ma anche BioBank e i project per gli altri laboratori. Quindi vi chiedo la cortesia. Stiamo rimanendo nella stessa sala? Ok, va bene. Allora, pazientate mezz'ora ancora perché vi raccontiamo un attimo che cosa abbiamo in mente, che cosa stiamo progettando con le altre associazioni. E facciamo una conferenza stampa brevissima per raccontarvi un po' il piano. Ringrazio pubblicamente Augusto per essere venuto qua da Roma.